È morto Marco Troper. Chi era costui? Era il figlio dell'ex CEO di YouTube, ossia Susan Wojcicki e David Troper. L'uomo, Marco, è stato trovato privo di vita martedì all'Università di Berkeley, ci troviamo in California, negli Stati Uniti d'America. Il ragazzo era giovanissimo, soltanto 19 anni di età, frequentava il Dipartimento di Matematica ed era il primo anno. La dinamica relativa alla sua morte ancora non è stata chiarita, ma la polizia va ad escludere l'ipotesi di omicidio. Secondo l'indagine, lo studente avrebbe ingerito, quindi ingoiato, una quantità di droga piuttosto elevata, non ancora identificata. Il corpo di Marco è stato trovato nella sua camera dentro al campus universitario alle 4 del pomeriggio. La nonna materna ha voluto mettere sui social l'immagine dell'amato nipote, corredata da un semplice riposo in pace. Amen. Va bene? Una tragedia importante, una tragedia che colpisce la famiglia di un personaggio importante in vista di Google, o meglio di YouTube, e adesso le indagini dovranno cercare di chiarire quello che è successo. Comunque Marco sarebbe morto per overdose, ma bisognerà aspettare 30 giorni circa perché è stato richiesto un esame di tipo tossicologico per cercare di fugare ogni dubbio. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi su YouTube. Fatemi sapere cosa ne pensate. Marco Troper o Trooper. Riposi in pace.